Dal mancato utilizzo delle cure termiche e i ritardi nell'apertura del nuovo pronto soccorso, dai guasti cronici della TAC ai servizi oncologici negati, sono i punti dibattuti ieri a Palermo durante l'incontro che il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha avuto con l'assessore regionale alla salute, Baldo Gucciardi, affrontati i problemi della sanità cittadina con particolare riferimento all'ospedale Vittorio Emanuele. L'esponente della giunta Crocetta ha riferito di conoscere perfettamente le criticità del nosocomio locale e se dopo vari mesi continuiamo a parlarne è perché non sono state risolte. Il confronto con Gucciardi è stato richiesto dall'assessore comunale Francesco Salinitro a seguito dell'ultima conferenza dei sindaci nella quale la questione gelese era stata posta in secondo piano. Ieri all'incontro non era presente il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, Carmelo Iacono. È intollerabile la mancanza del direttore generale Iacono alla riunione che si è tenuta ieri a Palermo davanti all'assessore Gucciardi. Questo dimostra la mancanza di sensibilità sui problemi reali che abbiamo a Gela. Questa attività sicuramente non può passare inosservata, perché oltre alla mancanza di rispetto di non permettersi nemmeno di avvisare, vuol dire che di fondo non c'è un interessamento dei problemi reali. Fino adesso abbiamo avuto molte chiacchiere, ma di sostanza sostanzialmente non ce n'è stata. Di conseguenza questo è stato fatto rappresentare alla stessa ora. Vedremo i provvedimenti che prenderà sia alla stessa ora. E sicuramente da parte del comune di Gela faremo le nostre istanze in modo forte perché questo direttore dia delle risposte reali e vere al territorio.